Salve a tutti, le pasta di capitano oggi vi porta a Calcata. Cos'è Calcata? Vediamo chi lo sa. Un paese bellissimo. Ma molto bellissimo. Molto bellissimo. E certo, è un borgo medievale risalente a forse non so quanto, 1100. Un posto fatato, incantato, pieno di artisti, alchimia, ormai è diventato un posto di magia. Ma hai capito. Ma vedi come interpreta bene la questione. Ci siamo avventurati per le vie del centro. Ma adesso ascolta che c'è, non c'è problema, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio, hai sentito? Ascoltiamo. E non ridere. Eh sì. Questo sotto invece è la carne d'ora. Eh sì. 40 giorni dopo la nascita, Gesù bambino viene portato al tempio di Gerusalemme. I due anziani, Simeone e Anna, che stavano lì, riconoscono sì. Il bambino, Dio sceso. Sentiamo. Una boccata d'aria, qui siamo nella piazza centrale del borgo dove c'era un concerto. Un concerto per il 1° maggio. Una tenda nera. E chi sono? Queste sedie in pietra, ma in realtà erano delle macine del santoio, per l'olio, si usavano per fare l'olio. Qui una torre. Addirittura. Una torre bellissima. Ma bellissima, questo è il comune. Certo, perché non lo sapevi, è stata anche il comune. Questa è la bellissima chiesa antica, che è rimasta ancora come al tempo in cui il paese è stato sfollato per... Ma attenzione Anna, che va a vedere qui, vuole anche lei partecipare con questo artista. E quindi ci infiliamo nei borghi. Questa era una cantina e c'era subito un letto. C'era il letto aperto a tutti, potevano entrare, mettersi subito a dormire. Era tantissimi numerosi ristoranti. È una cosa eccezionale, Veramente un posto da vedere. Qui un'altra chiesa abbandonata dove c'era una mostra di artigiani. Guardate poi che vicoletti. Veramente caratteristico. Questa è la chiesa dove vi era una mostra dell'artigianato, delle antiche. E qui dove c'è? Antichi strumenti che erano usati. Questi sono i panni stesi. Questo è via Cavour. E questo è il panorama che dà nella parte nord di Calcata, del borgo arroccato sopra una roccia cupacea. Come ben sapete. Un piccolo abisso. Questo paese poi tra l'altro era stato abbandonato. Una casa di qualche cosa. Dopo il terremoto di Messina era stato abbandonato. Di un artista. E qua sono le due artiste. Bambole. Eccone un'altra. Qui ci abbiamo ancora. La casa è Stavo dicendo che dopo il terremoto di Messina, voi non lo sapete, ma questo paese doveva essere abbandonato perché si diceva a quel tempo che i paesi arroccati su questa roccia potevano avere dei problemi. E poi vediamo un po'. Che bella finestra! Il cane, Anna, guarda! Un cane! Veramente simpatico! Lo accarezzavi anche tu! Ti è piaciuto? È spilloso. Te lo ricordi? Ancora loro, ma quante volte ci sono? Ma quante volte ci hai ripreso? E attenzione, c'è un gattino e lo sta. Veramente simpatico. Guardate che pavimenti. Tutti in roccia. Stretto. Tutti in roccia. È veramente interessante. Uno dei vicoletti. Ecco qua l'entusiasmo di un piccione che sta arroccato in cima a un capitello di un arco. Anche veramente riflessivo. Ecco, e qua è il nostro Michele che purtroppo col Paolo si consolate sta. Le cascate del Monte Gelato adesso. Eccole qui! Cascate Monte Gelato!
Intanto a quanti chilometri? A circa 30-40 km da Roma, anche Calcata, ci sono queste cascate. Bellissime location dove vengono girati numerosi film. C'è molta acqua nel denti pulita. Ma va! Ma davvero! E i denti sono anche con i denti. Ah, bellissimi! No, girini, ho visto i girini e l'ho preso in danza. Ma davvero! Guarda qui, ma qui che film ci hanno girato, dei film importanti. Tantissimi, anche Terence Hill. Solo Terence Hill sono io, dopo mi vedo. Ecco qui, che vediamo se ce la fa, scivolava, eh. Vediamo se ce non ce l'ha fatta. O ce l'ha fatta. Non riprendete. È caduta nell'acqua e se l'è portata via il torrente. Non è vero. Eccomi qua, sono qua. Eccola, vedete? è uscita. Che c'erano? Anna, dove sei andata? Eccoti. Ecco. Anna, ha perso la lingua oggi. Hai perso la lingua? Ehi, ti faccio una foto. E va bene così. E il filmato adesso sta finendo. Le nostre immagini vi stanno lasciando. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti dalle Paste al Capitano. E qua ci stanno numerosi insetti pattinatori. Veramente belli, hai visto qua? Adesso ciao a tutti! Capitano!